Sì, pronto, buongiorno. Volevo parlare con il dottor Licio Gelli, per favore. Sono Giampiero Marrazzo, un giornalista. Sto conducendo un'inchiesta che parte, diciamo, dall'uccisione di Mino Pecorelli e siccome avevo trovato dei documenti interessanti. La storia degli assegni del presidente. Mino sapeva che quel giorno l'avrebbero accompagnato. Ha combattuto i politici, ha combattuto le cose che a lui sembravano non giuste. Mino Pecorelli era uno che certamente rompeva i coglioni anche a Vitalone. Vitalone era l'anima, come dire, l'anima giudiziaria della Democrazia Cristiana. Vitalone era un legame con la criminalità, con i banditi intesi come persone in grado di fare delle azioni di cui loro poi non rispondevano. Gli interessi della Magliana o dei gruppi all'interno della Magliana, quella dei gruppi all'interno di Cosa Nostra, potevano essere di togliere di mezzo un personaggio scomodo. Chi ti dovrebbe ammazzare, io ho detto. Dice, sai, sempre energia. Non dovevano essere assolti tutti ed è stata una vergogna. Lei deve capire che di fronte al nome di Andreotti si fermavano tutti. È successo tutto dalla morte di Moro. Pecorelli e dalla Chiesa con ogni probabilità si conosceva. Sapevo che c'erano scelta la conoscenza. Oggi si vuol dire che non è vero che Mino Pecorelli o dalla Chiesa si fossero incontrati perché avevano le carte di Moro. Nella vicenda delle carte di Moro dalla Chiesa non è che ne sia uscito benissimo, insomma. Credo che l'assassinio di Pecorelli sia intimamente legato all'assassinio di Moro. Sull'interesse del petrolio in questo paese, in Italia, sono morte tantissime persone. Da Mattei in giù. Da Mattei in su come tempo, perché è morto prima Mattei, morte misteriosa, muore pure chi stava scrivendo su Mattei. E secondo me c'è morto Pecorelli. Che tra l'altro, insomma, diciamo la verità, ma siamo in intervista, no? Sì, ora in realtà sì. Ah no, no, allora ricominciamo da capo.